Sisma dello Stretto 2022 è un'esercitazione di protezione civile realizzata su scala reale e per posti di comando con l'obiettivo di testare il modello di intervento nazionale per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in caso di evento sismico. Attivazione dei centri di coordinamento territoriali con il test delle telecomunicazioni in emergenza, realizzazione di working area per simulare le attività di ricerca e soccorso, coinvolgimento delle colonne mobili della Calabria e Sicilia, delle altre regioni e del volontariato nazionale, valutazione dell'agibilità degli edifici pubblici e privati, verifica dell'accessibilità delle strade nel territorio colpito, test del sistema di allarme pubblico IT Alert, attività di formazione per le istituzioni locali, informazione alla popolazione sui rischi e sulla prevenzione. Sono queste le principali attività realizzate con le strutture e le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel corso delle attività esercitative che si sono svolte dal 4 al 6 novembre in Calabria e in Sicilia, e in particolare nelle province di Reggio Calabria e Messina. Lo scenario operativo ha simulato un terremoto di magnitudo 6 con un impatto importante su abitazioni e popolazione, capace anche di innescare frane, liquefazioni e fenomeni di maremoto. La previsione dell'arrivo di un maremoto ha permesso di svolgere un importante test di IT Alert, il sistema di allarme pubblico pensato con l'obiettivo di raggiungere direttamente i cittadini e fare arrivare sui loro cellulari messaggi utili in caso di gravi emergenze o eventi catastrofici, imminenti o in corso. Non solo attività sul campo, Sisma dello Stretto 2022 è stata anche occasione per informare e formare la popolazione, nonché di sperimentare forme di partecipazione dei cittadini all'attività di pianificazione. Sono state realizzate inoltre delle piazze speciali di Io non rischio, la campagna di comunicazione per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile. Parte del progetto esercitativo anche la mostra Terremoti d'Italia. Il percorso espositivo, articolato in più aree, partendo dalla conoscenza del fenomeno fisico, arriva ai due simulatori progettati per riprodurre il movimento sismico, dove i visitatori hanno potuto vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto, osservandone gli effetti da vicino.